Benvenuti a tutti ragazzi ai nostri microfoni di Radio News 24 e Live Social. Anche oggi con noi una nuova storia da raccontarvi. Avremo Diego Carletti, agricoltore, ci racconterà un pochettino della sua produzione agricola, di quello che si occupa. Ricordatevi sempre di mettere like sul Live Social Radio, sempre su Facebook. Diego, benvenuto ai microfoni di Radio News 24 e Live Social. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Stavo raccontando un pochettino di quello che ti occupi ai nostri radioascoltatori, e in questo caso te lo chiedo anch'io. Sei un produttore agricolo, ma di che cosa? Noi diciamo siamo qui in Umbria, prima di tutto vorrei salutare tutti i radioascoltatori. E noi ci chiamiamo appunto Umbria Verde, siamo una piccola realtà in Umbria e facciamo prevalentemente la coltivazione dei funghi, gestiamo gli oliveti, quindi vendiamo anche l'olio extravergine oliva. E poi abbiamo anche una piccola produzione di ortaggi e di legumi. Ok, quindi diciamo che un'azienda agricola a 360 gradi, ma quello che ti volevo chiedere era come funziona il tuo lavoro attualmente, nel senso l'azienda agricola produce e poi vende magari dentro in un negozio o magari fiera, eccetera, o vendete poi direttamente a, diciamo, a grandi distribuzioni? Allora, diciamo, il nostro lavoro, hai detto benissimo tu, diciamo, spazio a 360 gradi. Qui in Umbria, diciamo, il discorso di mettere in piedi un'impresa è realmente un'impresa. Questa è una realtà giovane perché ha 4 anni, è composta soprattutto da ragazzi, abbiamo una media età intorno ai 30 anni e siamo sul canto di diverse logiche commerciali. Andiamo dalla vendita attraverso i gas e i gruppi d'acquisti solidali. Per poi diciamo, andare a fare le consegne a casa e vendiamo anche alla grande distribuzione. In tutto la nostra cooperativa avrà circa 70 ettari di terreni, proporzionati diciamo, fra una ventina in ortaggi e all'incirca il restante a coltivazione di legumi e di oliveti. Abbiamo gli oliveti spazi un po' fra la zona di Tredi, che è una zona pregiata per la coltivazione degli olivi. E, diciamo, per poi arrivare verso la media valle del Tevere, la zona del lago Trasimeno, tutte zone diciamo, che danno degli oli eccellenti di grande qualità. Beh, E certo, in questo giustamente. periodo di grande difficoltà economica abbiamo deciso di andare avanti con il nostro lavoro. Faccio un in bocca al lupo a tutti gli agricoltori che nel rispetto di tutte le indicazioni per stare attenti rispetto a questo maledetto virus di continuare a credere nel lavoro. E, diciamo, e provarci fino alla fine. Noi abbiamo deciso di non lasciare a casa nessuno perché ad oggi purtroppo da parte diciamo, non c'è nessuna sovvenzione che dia la possibilità e la dignità alle persone di portare a casa uno stipendio. Abbiamo deciso di continuare sperando che questa cosa ci porti fortuna e non ci danneggi. Quindi tutti i nostri ragazzi che sono all'incirca 12 sono tutti al lavoro, chi in un versante e chi in un altro. Poi abbiamo fatto un progetto bellissimo che riguarda la coltivazione dei Pleurotus, dei funghi. Abbiamo fatto una ricerca insieme all'Università degli Studi di Perugia, scusami, insieme Nessun ad altri problema. ricercatori. E quindi stiamo diciamo, coltivando anche funghi, un fungo che non è praticamente autoctono, che è il fungo cardoncello, che praticamente è un fungo della zona della Murgia, della Puglia e della Sardegna. Però abbiamo rifatto una ricerca anche sui Pleurotus Umbri e abbiamo trovato due varietà, quindi abbiamo iniziato a fare anche il Pleurotus, lo Streatus che è, diciamo qui dalle nostre zone è comunemente chiamato l'orecchione perché è quel fungo molto grande. E diciamo onestamente coniugato la tradizione diciamo, dell'agricoltura umbra cercando anche di innovare rispetto alle capacità, alle potenzialità del nostro territorio. Beh, guarda, Diego, io ne approfitto per dare il tuo contatto social, quindi azienda agricola Umbria Verde direttamente su Facebook, sono www.umbriaverde.it. Diego, stiamo arrivando ufficialmente alla fine, quindi siamo quasi, cominciamo addirittura d'arrivo. Ne approfitto per farti un'ultima domanda e poi arrivare direttamente ai saluti. Come, visto, in primis ti faccio i complimenti per la questione di non aver lasciato nessuna persona a casa, e questa cosa ti fa veramente onore. Ma come funziona al momento il vostro lavoro? Nel senso, state andando a un ritmo più, diciamo, leggero o sempre agli stessi ritmi di lavoro come è sempre stato? Allora, il discorso è questo qua, volendo dare la possibilità a tutti di lavorare, facciamo finta che i ritmi sono quelli di prima. Sostanzialmente cerchiamo di manutentare tutto quello che sono i nostri terreni, i nostri oliveti, perché noi abbiamo anche una squadra di ragazzi,
che sono molto bravi nelle potature degli olivi, che facciamo anche lavoro per altre aziende agricole, ma in questo momento prevalentemente per rispettare, diciamo, tutto il discorso della sicurezza nel luogo di lavoro in merito anche al Covid, facciamo lavorare solamente due persone, per, noi li chiamiamo così, cantieri, però per affrettamento di terreno, e quindi sì, diciamo, il lavoro si è contratto soprattutto per la vendita dei funghi, perché, diciamo, i funghi che facciamo noi sono prevalentemente utilizzati dalla grande ristorazione, e quindi tutti il discorso dei ristoranti, delle mense, di anche quella nicchia di cucina un pochino che va alla ricerca di prodotti particolari, ha fermato, diciamo, questa nostra possibilità di vendere funghi. E quindi lì, per esempio, il ragazzo, sono due persone, scusami, un ragazzo e una ragazza che si occupano di queste cose, hanno messo a disposizione le loro capacità, le loro potenzialità per fare dell'altro. E quindi ci stanno aiutando, diciamo, appunto, sul discorso della gestione ordinaria degli olivi. Beh, che è la parte più importante. Diego, io ti ringrazio per quello che tu ci hai raccontato. Ti auguro una buona giornata e un grandissimo in bocca al Io lupo per ringrazio, tutto. grazie, in bocca al lupo a tutti, grazie mille e viva l'Italia, Forza Italia. Esatto, concordo in pieno. Così almeno, grazie Continuate a seguirci sempre su Live, Social Radio, su Facebook e noi torniamo subito con un'altra storia, sempre sui nostri canali.